York partecipò ai funerali quella mattina di marzo del 1911. Pioveva e faceva ancora freddo, ma nessuno sembrava accorgersene camminando dietro quelle 146 bare. Una strage come la città non ne aveva mai conosciute e mai ne conoscerà fino all'11 settembre di 90 anni dopo. Una fabbrica di camicie da donna nella Green Street, la strada del tessile e dei magazzini, aveva preso fuoco e le fiamme si erano mangiate in pochissimo tempo tutti quelli che lavoravano nei locali senza uscite di sicurezza. Donne, immigrate, ebrei dall'Europa centrale, polacchi, italiani, giovani di 17-20 anni. Una settantina di loro era riuscita a salvarsi buttandosi giù dalle finestre. Ferite ma vive, non avrebbero mai più dimenticato, nessuno avrebbe dimenticato. E per quelle donne della Triangle Factory di New York che si celebra l'8 marzo, e per loro che nasce il sindacato tessile americano, per loro che da loro i lavoratori capiranno che bisogna marciare insieme, uniti, per i diritti, per non morire. Da allora tutti gli edifici di New York avranno le famose scale esterne antincendi. Il palazzo è ancora là perché tutti possano ricordare, e nel cimitero le lapidi sono visitate ogni giorno dell'anno, non solo l'8 marzo, perché in quella pagina tragica di storia americana, sindacale e umana ci siamo tutti, anche noi italiani, Seleni, Castrello, Marciano, Lucia e Rosaria Maltese, morte assieme alla mamma mentre lavoravano in fabbrica. Rosaria aveva solo 14 anni. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore, fuoco che si consuma come lume cori. L'anima chianci addolorata, non si dà pace ma chi malanottata. Lo tempo passa, ma non acchiorna, non c'è mai soli, sida non torna. Brucia la terra mia e brucia lume cori, che si ti d'acqua e da io si ti d'amuri.